Episodio surreale questo pomeriggio nel posticipo del sabato dedicato alla 23esima giornata del campionato cadetto, del campionato di Serie B. Non sbaglia un colpo la capolista, il Frosinone di Fabio Grosso che infila la quinta vittoria consecutiva dopo il KO subito lo scorso 18 dicembre nel turno prenatalizio in quella di Marassi al Luigi Ferraris contro il Grifone di Alberto Gilardino con il tap-in vincente di Albert Gudmundsson a rallentare, non fermare la corsa a promozione per un sempre più lanciato Frosinone, più 11 sul Grifone, più 12 addirittura sul terzo posto, sulla regina di Pippo Inzaghi. Ma andiamo con calma perché l'episodio è davvero surreale. Intanto un augurio di pronta ripresa per il tifoso che è stato colpito da un malore all'incirca al 70° di Como Frosinone. Partita che è terminata 2-0 per la formazione ciociara, ma che è stata prolungata più del dovuto per una sosta all'incirca tra i 25 e i 30 minuti, concordata tra le due formazioni con l'arbitro Manganiello, che è riuscito comunque a placare anche la paura che alla fine si è trasmessa sul pubblico, tra le squadre, tra i presenti questo pomeriggio in quel del Giuseppe Sinigaglia. Un episodio analogo era successo sempre al Giuseppe Sinigaglia lo scorso 29 agosto nel posticipo della terza giornata nel derby tutto lombardo tra Como e Brescia, con una blackout che aveva interrotto il derby giocato proprio qui al Giuseppe Sinigaglia. Episodio simile, totalmente diverso. Questa volta c'è stato un malore da parte di un tifoso azzurro con grande confusione. Poi è riuscita ad intervenire l'ambulanza, ambulanza che non riusciva ad uscire dall'impianto sportivo. E quindi comunque ancora una volta una brutta pagina da raccontare per lo sport italiano. Ma torniamo a parlare di calcio giocato e parliamo soprattutto del successo ospite per la capolista ormai consolidata che ha più di un mezzo passo o di un passo in Serie A. Il Frosinone si avvia sempre di più ad essere la capolista indiscussa verso il ritorno a 4 anni di distanza nel massimo campionato italiano in Serie A. Il ritorno è sempre più vicino dopo aver perso una finale playoff contro lo Spezia di Vincenzo Italiano dopo due campionati al di sotto delle aspettative e probabilmente delle possibilità, con una squadra giovane, comunque ben rodata, con elementi di livello e soprattutto lì davanti tanta gioventù che sta esprimendo tutte le sue qualità, perché il gol del raddoppio porta la firma di due giocatori che sono arrivati in estate in terra ciociara. Stiamo ovviamente parlando di Luca Moro e Giuseppe Caso, l'ex talento delle giovanili del Grifone lo scorso anno, grande protagonista nella Cosenza di Pierpaolo Bisoli, che si è salvato nei playout contro il Vicenza con la doppietta dell'intramontabile El Baty Larivei, rivoluto a tutti i costi in questa sessione di calciomercato proprio da Pierpaolo Bisoli nel suo Südtirol dei miracoli. Questo anno, ragazzi, Giuseppe Caso raggiunge già quota 5 gol dopo le 39 presenze e 5 reti dello scorso anno. Giuseppe Caso che viene infilato tra le linee proprio dall'ex attaccante di Catania e Padova, di proprietà del Sassuolo. Uno delle conferme rispetto comunque alla grande prestazione dello scorso anno con la maglia Etnea, non sta ripetendo i numeri avuti lo scorso anno in Sicilia, ma comunque ottime prestazioni per
l'attaccante ex bianco scudato. Un vantaggio Ciociaro che arriva al tredicesimo con una perla da parte di Luca Mazzitelli, l'ex Sassuolo, Pisa e Monza lo scorso anno nella rosa di Giuseppe Stroppa, che è riuscita a riscrivere la storia del campionato cadetto, il Monza del duo storico Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, questo anno perno del centrocampo di Fabio Grosso nel Frosinone dei Miracoli, nel Frosinone che è sempre più lanciato verso la Serie A. Gran corner calciato da parte di Carlo Lulic e colpo al volo e soluzione verso l'esterno dell'area di rigore. E grande coordinazione da parte di Luca Mazzitelli che sblocca il match del Giuseppe Sinigali dopo un avvio in cui comunque la formazione di Moreno Longo aveva cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la formazione Ciociara. E con il tentativo del duo Caso Insigne al secondo e proprio la ribattuta sullo stesso ex esterno del Benevento da parte di Binks. Dagli sviluppi del corner il vantaggio Ciociaro con la soluzione al volo, l'Eurogol, lo possiamo tranquillamente classificare come un vero e proprio Eurogol perché c'è tecnica, c'è precisione, ma c'è anche coordinazione da parte di Luca Mazzitelli, vantaggio Ciociaro al quindicesimo con la soluzione dell'ex Sassuolo. Poi il contropiede con Sampirisi che fa ricevere a centrocampo sulla tre quarti a Moro, imbucata una piccola deviazione a favorire lo stesso Caso che davanti a Gomis non trema e raddoppia. Trova il gol del 2-0, quinto sigillo in stagione, quindi pareggia le 5 reti lo scorso anno con la maglia della Cosenza. Nel corso del secondo tempo i cambi da parte da Cugna e Cerri, Garitano e Baez dall'altra parte, colpo di testa di Cherry e poi al 70esimo, come detto, l'episodio che ha sicuramente caratterizzato la seconda parte del match, il malore che ha colpito il tifoso del Como in curva azzurra, il match che è stato sospeso per circa 25-30 minuti, minuti che sono stati poi recuperati dall'arbitro Manganiello, ma voglio ancora una volta ripetere tanta troppa confusione ancora una volta nel sviluppare le cure a questo tifoso che è stato colpito da un malore improvviso. Un altro tifoso ha scavalcato le barriere, è entrato in campo, ha chiamato immediatamente il medico per poter intervenire il prima possibile. Quindi ancora una volta una brutta pagina per lo sport italiano, tanta confusione al Giuseppe Senigallia. Per concludere l'analisi del match, invece, l'ennesima partita perfetta che sta per incoronare Fabio Grosso come grande protagonista di una macchina perfetta del suo Frosinone, sempre più lanciato verso il sogno chiamato promozione in Serie A, ritorno nella massima serie. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!